Buongiorno a tutti i telespettatori di Class NBC e benvenuti all'interno del nostro approfondimento dedicato al segmento Growth di Borsa Italiana Euronext. Quest'oggi puntata speciale perché abbiamo il piacere di avere con noi Paolo Pescetto di Redfish Long Term Capital, che presto debutterà sull'EGM. In realtà Pescetto ha una lunga storia con l'EGM. Innanzitutto buongiorno Pescetto, un piacere. Buongiorno e grazie dell'invito. No, America, grazie. È sempre un piacere e ci porti tanta fortuna. Non dico che poi se cose vanno male sono io che porto sfida. No. Non siamo scaramantici. Allora, siamo qui riuniti con Pescetto perché a breve dovrebbe fare il debutto sull'EGM la Redfish Long Term Capital, la holding praticamente. Allora Pescetto, magari raccontiamo per chi non vi conoscesse chi siete e cosa fate, e poi entriamo nello specifico. Prego. Grazie Emeric di questa opportunità. Redfish Long Term Capital, come hai detto bene tu, è una holding industriale di partecipazioni. L'ho scandita molto bene perché ci teniamo molto a questa definizione, perché il nostro valore che portiamo nelle partecipate è proprio un valore che parte dalla creazione di valore, soprattutto in quel segmento di aziende che sono la pancia dell'economia italiana, delle piccole e medie imprese, che noi interpretiamo come quelle aziende che solitamente vanno dai 20 ai 100 milioni di fatturato, anche aziende che possono essere grandine. Nel nostro portafoglio vedrai Expo Ino, 70 milioni di fatturato, adesso ci arriviamo, non spoileriamo niente, e che però hanno una particolarità: spesso sono in mano a delle famiglie, non sono managerializzate, hanno voglia di crescere e hanno bisogno di un partner di lungo termine, da qui il nome, che le accompagni in un processo di crescita, spesso di internazionalizzazione, dove questi leader italiani si sentono anche un po' imbarazzati a mettere i piedi oltre confine. Hanno bisogno di un partner di capitali, perché quelli non servono sempre, ma anche un partner con forti esperienze di M&A, di quotazione in borsa, e infatti questa è la nostra esperienza. Tu mi conosci da tempo, lavoro da 20 anni nelle acquisizioni. Abbiamo già avuto modo anche di incontrarci, esatto, proprio sul Growth con Pesce. Ha quotato anche a Parigi, se non ricordo male. Abbiamo quotato Innova TRFK, che è una holding molto simile in termini di struttura a Redfish Long Term Capital, ma che ha un focus molto diverso, prende quelle aziende innovative, tecnologiche, in uno stadio di vita meno maturo rispetto a quelle di long term, e anche lì le accompagniamo nella crescita, come abbiamo detto, con le M&A, con la crescita. Diciamo, sono aziende dai 500 a 1 milione di EBITDA, quindi ancora un po' in una fase poi anche molto turbolenta e a volte esplosiva, perché sono basate su nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi mercati. E in questo invece i segmenti. È per questo che avete scelto Parigi, perché loro sono un po' più specializzati su. Sì, in realtà diciamo che all'epoca avevamo fatto un'intervista anche con Borsa Italiana, e la holding di partecipazione industriale non era ancora vista benissimo né dagli investitori. Abbiamo scelto Parigi perché era all'epoca un po' più avanti, il mood era più favorevole. Oggi riteniamo che invece il mood anche nel mercato italiano, dove poi giochiamo, perché abbiamo l'ufficio in centro, no? Vicino, anche se ormai il mercato è virtuale, quindi non è che la vicinanza serva tanto, ma conosciamo gli investitori, conosciamo tutto, e in effetti abbiamo anche avuto un ottimo riscontro di ritorno nel roadshow, nell'approccio a borsa, in un momento di mercato, tu mi segnerai, molto negativo. Infatti non vedo l'ora di superare questa cosa e fare una bellissima festa IPO per levarci proprio anche tutto questo. No, perché insomma ora era un tema che volevo affrontare più tardi, però visto che ci siamo, cioè il termine il funding ultimamente con il rialzo tassi BCE sta diventando più costoso. Voi che siete una holding di investimento immagino che lo saprete bene. Sì, il vantaggio è che nel mondo dove noi facciamo il nostro mestiere, quello delle acquisizioni di PMI ad alta potenziale di crescita, i rendimenti medi del settore, quindi non parlo dei nostri che però poi sono sui numeri, sono molto alti. Si parla di una media oltre il 30% l'anno, quindi è vero, avere la leva a basso costo
aumenta questa possibilità, però pagarla il 7 l'8 invece che il 2, poi alla fine se il tuo aspettativa di guadagno medio è del 30 non cambia significativamente, anzi magari fa spiccare un po' di più questo tipo di asset class di investimento, che se vogliamo in un momento in cui tu non fai più tanti ritorni, se il tuo benchmark era appunto 4-5%, questo è un modello che resiste ancora di più in questi momenti negativi. Hai aspettative di oltre il 30, va bene, ti puoi... bisogna essere bravi a farlo, però bisogna trovare anche le società giuste. Sì. Poi adesso parliamo anche di scouting delle società, però prima pescetemi, Redfish, perché Redfish? Non mi torna. Allora tu Emery, che lo sai benissimo, che abbiamo avuto una grandissima fantasia, nel senso che il mio socio storico Andrea Rossotti, ingegnere anche lì, lo ricordo, perché poi quando si tratta di fare ottimizzazioni di produzione eccetera entra in campo l'ingegnere, non il mio socio, io sono più il presidente taglianastri, no? Quello che viene in TV e parla bene, e poi abbiamo una squadra fortissima di esperti di settore, e si chiama Rossotti, detto Red Pescetto, detto Fish, però poi ci siamo convinti che dietro questo nome Redfish ci fosse anche un'etimologia, anche se vogliamo di paradigma, di approccio, il pesce rosso che ti tiene in compagnia insieme, cioè dello squaletto del private equity. Noi ci teniamo molto e abbiamo speso tantissime parole a spiegare la differenza tra Redfish e un private equity, cioè un OICR. Un OICR chiuso ha un programma di acquisto e cessione di azienda ben definito, dato dallo suo statuto, è un modello di business diverso. Noi abbiamo un modello di business più simile a Tamburi, con lo svantaggio di non avere Giovanni e Claudio nel team, ma siamo dei discepoli che imparano velocemente. Il vantaggio, abbiamo i poster in camera veneriamo io Santino sotto il cuscino, e spero di fare come loro, che hanno avuto un rendimento medio in 20 anni del 27%, quindi tanta roba. Quindi quando citiamo quelle cifre lì, mantenerlo così alto, soprattutto insistendo in un segmento ormai di aziende molto con EBITDA molto corposi, loro sotto i 50 milioni di EBITDA ormai con le masse che hanno in gestione non riescono. Il nostro vantaggio invece, essendo piccoli, andiamo a insistere su quelle aziende dai 2 ai 10 milioni di EBITDA, che invece intanto ce ne sono molte di più, e quindi è più facile fare scouting e trovare quelle perle nascoste. In più anche il pricing, no? Vuol dire, un grande nostro maestro Paolo Colonna, nostro investitore, siamo considerato uno dei pionieri di private equity, mi ha insegnato che, come poi dicono tanti altri maestri anche oltreoceano, la prima parte del ritorno dell'investimento arriva nell'acquisto. Acquistare bene è fondamentale, e noi abbiamo diverse aziende, da Movinter a Expo Inos, che dove siamo entrati sotto 5 per l'EBITDA, ma aziende stupende, ma perché il progetto industriale che noi proponiamo, l'accompagnamento, il pesce rosso che diciamo non ha fretta di uscire, ti tiene compagnia e ti aiuta a crescere con un ritmo che è adeguato alla struttura dell'azienda, ci porta a staccarci rispetto a gli altri investitori. E il fatto di avere una holding finalmente quotata in borsa, dove stacchiamo l'investitore che può uscire quando vuole, nel senso che oggi in IPO sono tutti lockappati per 1-2 anni, ma i nuovi investitori che entrano hanno la libertà di uscire quando vogliono, ci permette di staccare rispetto alle aspettative di permanenza del portafoglio. Ricordiamo che Tamburi, Interpump, Moncler c'è dentro da 15 anni, 20 anni. Quello è il modello di business, e quindi dà tranquillità. Non vuol dire che poi non facciamo exit. L'anno scorso, per esempio, siamo usciti da Matic Mind, che era un nostro investimento di ottobre 2020, siamo usciti a novembre 2022, quindi circa 2 anni. Quanto? Siamo usciti a 12 milioni più l'earnout, ne abbiamo investiti 5, pensiamo che con l'earnout arriveremo a 2,5 per il capitale investito in 2 anni, quindi vuol dire 125% di IRR, a chi piace snocciolare queste formule, no? Ecco, Matic Mine arriva quindi a novembre, questa exit importante, e anche lì a dimostrazione che questo nostro modello non è sulla carta. Abbiamo degli investiti, gli utili? Gli utili per adesso ce ne abbiamo ancora 8 milioni e 100 in cassa, quindi ci presentiamo in IPO con una cassa da 8 milioni.
perché poi hanno detto non devi dare dividendi perché sennò poi vai a chiedere i soldi in borsa, non va bene, no? Ecco. Beh, non è il male. Però noi daremo adesso, anche dopo che siete in borsa lì i dividendi possiamo dare dividendi, sì, ci sta. Noi andremo a raccogliere dai 3 ai 6 milioni, il flottante sarà più alto perché nel frattempo abbiamo anche raccolto un prestito obbligazionario convertendo, quindi con l'obbligo di conversione pari a 3 milioni, quindi verrà convertendo. Noi abbiamo sulle convertibili ci vengono a schiena dritta. Allora, queste sono le partecipazioni al momento, giusto? Al momento. Di Redfish, quindi facciamo. Allora, Expo Inox, non lo sapevo che ci avevate in mano. Sì. Pensa che conosco Mauro Travini dal 2014. No? Quindi questo è l'eredità di tutto un lavoro alla base di lungo termine. Poi alla fine quando uno dice bene, è arrivato il momento di aprire capitale, è lì, no? Aver coltivato come formichina la relazione, viene fuori anche, come dire, il prezzo è l'ultimo dei problemi. Pensa che sui 6 milioni investiti per il 20% dell'azienda, 2,5 lui li ha rimessi in un bond di long term, perché non era un tema di capitale. No, è proprio crescita della... L'azienda ha 14 milioni di PFN su quasi 9 di EBITDA. Cioè, sì, va in banca, sì, gliene sì, danno altro che 6. No, gliene danno molti di più. Ma lui diceva, mi serve un compagno di viaggio. No, che ogni volta che passo giù dalla Milano-Genova... Va via, c'è. E vedo Expo... È quella. Adesso ci facciamo mettere anche il pesce rosso. Ogni volta che passo... Tesi, cos'è? Chi è Tesi? Cosa fanno Tesi? Tesi è il nostro investimento del 2021. Uh-huh. Anche lì un'azienda che seguivamo dal 2019... E l'avevamo accompagnata nel percorso Elite a prendere era un'azienda che voleva cedere la maggioranza. Poi è un'azienda aerospaziale molto esposta nel civile, quindi primo fornitore di Leonardo sullo strutturare Boeing e anche fornitore diretto di Boeing e quindi azienda italiana di Salerno, bellissima azienda, circa 30% di EBITDA, quindi altissimo redditività. Nel 2019 faceva circa 22 milioni e 7 milioni di EBITDA, poi con il Covid il mondo dell'aviazione civile si è fermato e invece di aspettare il 2024-25 l'imprenditore ha detto faccio salire a bordo Redfish e andiamo a acquisire quelli che stanno male, perché l'azienda aveva 9 milioni di cassa e quindi ha detto io vedo un'opportunità in questo mercato che si è fermato. Lì siamo entrati con una valutazione di 6 per l'EBITDA, che nel mondo aerospaziale è tanta roba. Uh-huh. Perché all'epoca i benchmark erano più intorno all'8-9 per, ma anche lì perché con una quota di minoranza in accompagnamento per costruire un progetto di acquisizione dove la maggioranza è ancora in mano alla famiglia, il prezzo è relativo, no? Ho capito. Poi abbiamo Winter, che è l'ultima. Winter è l'ultima, bravo, sei preparatissimo ad aprile di quest'anno. Qua, quindi... In questo caso un po' diverso, ci siamo lanciati in una larga maggioranza, 96%, perché avevamo iniziato con la classica minoranza. Poi abbiamo preso confidenza e detto quasi quasi prendiamo il 51, poi... Si è fatto prendere la mano. Poi siamo presi la mano. I soci anziani, i fratelli Sambin, 85 anni, era già 2 anni che avevano messo in mano l'azienda a un manager. Mm-hmm. E quindi già erano fuori dall'azienda. Un nostro socio che è investitore viene da questo mondo degli interni, appena sentito il nome ha detto compratela subito, è un'azienda fantastica, e siamo riusciti a fare il 100% e a strappare una valutazione abbastanza bassa, stiamo parlando di un 4.8 al netto di poi del risultato multiplo e PFN come vedi bassissima, sì. E qui abbiamo già una target da acquisire che lavora al 50% nel mondo rail e al 50% nel mondo della navale. Noi abbiamo una vision che stiamo cercando di, noi vorremmo essere dentro questi 3 settori: aerospaziale, treni ad alta velocità, qui si parla di alta velocità, quella più ad alta marginalità, e navale, tutti e 3 settori con delle similitudini molto forti, tutti i processi certificati. A Ponte sta puntando ai treni.
MSC, dico. Sì, 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 sì. La sapete lunga, voi dire. Copiamo bene. Solid World è uno dei titoli del momento. Mi insegni tu, dai. No, io insegno. Però, a quanto siete entrati su Solid? Quando... E noi siamo entrati un anno prima della quotazione. Ah, è lì il segreto di Long Term, che quando arriva in quotazione noi l'abbiamo già nasata prima. E quindi noi l'abbiamo in carico a 1,40. Si addirittura si era quotata a 2, adesso è a 5 qualcosa. Sì, no, poi qua c'è un hype intorno a Solid World, multipli stratosferi. Però giustificata, noi siamo entrati che faceva 1,2 milioni, eh. Se tu guardi un po' indietro i dati, c'è 1,2 milioni di EBITDA, poi è passata a 2,5 milioni, che era l'EBITDA di quotazione, e adesso 4, e adesso... Aspetta la semestrale, perché qua le valutazioni insomma sono importanti dalla società. Sì, sì, sì. No, vediamo. Sì. Avete... Però convergere. Noi siamo ancora investor, ecco, non siamo quelli che quando ha fatto i 7 hanno venduto, eccetera. Ah. Noi diciamo, crediamo nell'azienda, nei fondamentali. Sul lungo termine. E io penso che possa dare anche ulteriori valutazioni. Ovviamente quanto rimanete dentro? C'è una no, oppure dipende? Dipende dalla progettualità. Io ti ho detto prima il nostro un po' esempio, poi speriamo di far meglio. No, di tamburi. Vabbè, si può dire qualche battuta ogni tanto, no? L'esempio di Interpump, 20 anni, è un bel benchmark. Cioè, se troviamo un imprenditore con idee, capacità di crescita e sa far lavorare i soldi, noi ci stiamo dentro. Tanto il nostro modello di business, più cresce il valore, più cresce il nostro valore degli asset e più teoricamente l'azione dovrebbe salire. Questo teoricamente è un po' il tallone d'Achille di questo mercato. Ci sono tante aziende che tu intervisterai che girano a 3-4 per l'EBITDA, anche aziende belline, cioè il mercato borsistico non riconosce il valore. Questo è capitato anche a noi. Se tu pensi che noi... Ma come la speriamo questa cosa? Allora, innanzitutto queste valutazioni vanno a cicli. Quindi oggi è così, nel 2021 forse erano sopravvalutate, quindi poi il mercato, dai, chiaro che la pazienza non è proprio dei mercati finanziari, no? In una holding industriale invece noi possiamo essere pazienti. Li superiamo lavorando in comunicazione. Molte emittenti non comunicano, no. Molte emittenti no, comunicano sono male. Alcuni che... Ma non è che puoi pensare che un capo d'azienda sia metalmeccanico, finanziere, comunicatore. No, ma è per questo che dovresti strutturare l'azienda quando entri in borsa, perché poi non è che puoi fare... Ma noi diciamo ci entro io, ti aiuto e ti aiuto io, perché queste aziende che abbiamo sotto noi le stiamo aiutando. Solid World è vero che ha avuto un hype, ma noi abbiamo avuto un ruolo. Io sono nel consiglio di amministrazione e già questo è un plus valore, no? Abbiamo anche una persona del collegio sindacale, ma noi l'aiutiamo nel reperire il debito, nel trovare le target, nel comunicare, nel parlare alla comunità finanziaria. Noi abbiamo un vantaggio che siamo qua, lui non c'è a Milano. Sì. Noi voglio dire, sì, sì. Come niente lo conoscete. Certo, noi vogliamo essere quel timbrino che magari la prossima società, per esempio è su Inox, quando raggiungiamo i 150 milioni di fatturato, spero fra un paio d'anni. Siamo a 68 adesso, 150 in un paio d'anni? Sì, speriamo. Vabbè, abbiamo dei programmi aggressivi. Sto qua, aspetto. Sì, magari portiamo anche qualcos'altro prima. Però lui ha messo la quotazione in borsa. Poi sai cosa tu dici? Poi quando verrà l'opportunità magari accorciamo e anche a 100 ci accontentiamo. Senta un po', Pescetto, parliamo un po' di chi c'è dentro Redfish, perché stavo guardando il management team. Ah, c'è gente di peso qua, eh. Ora lasciamo per Paolo Pescetto, chiaramente. Battoli. Importanti, poi se parli di peso no. Magari si prendono. No, ci mancherebbe. Bazzoli, che insomma sappiamo tutti, Paolillo, Rossetti il socio, Grimaldi, anche quello mi sembra un nome abbastanza di peso, Castelli, la Viscardi, e poi abbiamo la governance, Simone Lo Giudice, Ioanna Gualano, Vincenzo D'Alessandro, Matteo Buonomo e Giona Levechi. E beh, un bel team, ovviamente. Sotto sono gli executive, sì. E sopra sono quelle persone che noi abbiamo incontrato nel nostro percorso di club deal. Prima abbiamo fatto tanti club deal, il modello di business di Long Term in realtà nasce nel 2020 come quella holding che doveva essere l'ancora inverso dei club deal. Effettivamente noi abbiamo fatto dei ritorni molto buoni.
È vero che dal 2012 al 2019 il mondo era molto più semplice di questo. Interessi sotto zero, non c'era shock di materie prime, energetiche, inflazione, eccetera. Adesso i giochi sono più difficili. Tant'è vero che poi quando noi abbiamo avuto l'intuizione di fare la holding per scalare un po' il modello dei club deal, in realtà poi in questi 3 anni è diventata la holding stessa l'oggetto dell'investimento, ovvero queste famiglie che erano le nostre sponsor dei vari club deal sono passate dall'investire sotto nei singoli investimenti a dire molto più sicuro investire sopra, perché si è diversificato. Beh, e quindi se prendi un trend sbagliato in un singolo non mi preclude il guadagno come holding, anche la possibilità di fare un exit vendendo una volta che saremo quotati eventualmente le azioni, ma proprio questa possibilità di dare una liquidità al titolo dimostra, citando sempre Tamburi, sempre lo stesso, che ti lega le famiglie per molto più lungo tempo. Cioè alla fine, a parte che sono tutte famiglie e ne abbiamo altre nella cap table che non sono nel beh, qua c'è un po' come Marco Bonometti e Mere Holding, no? No, a prescindere da 1 billion, però siete in tanti, cioè come azione Tiziano Gottardo, lo so, perché all'inizio abbiamo messo il cap al 10%, non volevamo avere 1 o 2 sponsor investitori, ma volevamo già avere una cap table molto diffusa proprio da public company, certo, e quindi arriviamo a 70 investitori. Tanti. Val Sabina con il 12, mi sembra quella occhio più. Val Sabina è entrata sicuramente dando molto fiducia un paio di anni fa e diciamo era anche nostra socia in Integre, quindi ci conosceva. Integre non ce l'avete più, o sbaglio? L'avete... È ancora nostra formalmente, però aspettiamo Banca d'Italia e sono felice di averla messa anche nelle mani di una banca solida con dei programmi di crescita importanti. Sì. Così mi permetterà anche di concentrarmi sul Redfish. La Redfish. Sì, molto importante. Immagino. E come vedi anche Giovanni Bazzoli non è molto attivo, però per noi è stato un onore averlo nella cap table. Ha dato più fiducia alla figlia forse che a noi, spero che poi parlerà bene anche di Redfish. Francesco Pinzauti, molto importante, è un personaggio nel mondo del rail. Aveva una grandissima azienda che poi ha venduto negli interiors del ferroviario ed è lui che conosceva molto bene Movinter, ci ha guidato come industry expert. Noi abbiamo la fortuna che poi all'interno della nostra cap table abbiamo ovviamente degli ex imprenditori che conoscono tutto il mondo Hitachi, Alstom, sono ben voluti, sono un po' fuori dai giochi perché hanno venduto l'azienda, hanno un po' di soldini perché hanno venduto l'azienda, ma sono disinteressati, non è che ci chiedono una consulenza, no, e quindi sono veramente una spalla molto importante per darci consigli giusti da soci quando noi approcciamo una nuova azienda. Siamo in chiusura, Pescetto, quali sono i termini temporali? Allora, lunedì chiudiamo il book, quindi gli ultimi giorni. Si possono fare gli ultimi ordini con Missim. Anche sabato e domenica, basta che... Porte aperte la Redfish. E poi un bel festone il 29, pre-IPO. Pre-IPO. Non siamo scaramantici, anche perché sennò ci quotano di venerdì, ci è andato questo slot. Perché Ferretti si è preso il giovedì, il 27, e che caso. Però ce lo potevamo andare a noi, dai. Chiamiamoci Ferretti. Ferretti, dai, spostati venerdì. E quindi venerdì tu sei a Milano, non c'è nessuno, cosa facciamo? Il venerdì sera la festa. E quindi scaramanticamente. Il giorno prima, facciamo la prima festa pre-IPO, il 29. Bene. Castello Pozzi, dal buon Rinaldo Denti, che so che è stato anche tuo ospite, nostro investitore. Tra l'altro in IPO, e quindi siamo riusciti a convincere anche lui, e devo ringraziare ovviamente tutti quelli che ci hanno dato fiducia, che sono gli advisor al volo, così MIT, quindi advisor e specialist o solo advisor? Sono tutto loro, okay. Global e specialist, global, cioè EGA come si dice adesso, sì. E poi abbiamo lo studio Gitti e le CA come legali, CR come Investor Relation, CDR, certo, Communication, CDR, però sì. Sono forti, sì. Va bene. Pescetto, io le faccio i miei migliori auguri, ma insomma con questi numeri qua non è che ne avete bisogno, insomma. Ma io abbiamo veramente dei bei numeri. Bisogna coltivarli poi, chiaramente, però il lavoro insomma lo sapete fare. Qui viene il bello, sì. Fatemi richiamerai qua, per fare l'update sono sempre pronto. Paolo Pescetto, Redfish Long Term Capital, è stato un piacere, grazie. Grazie a te, grazie.
Terminiamo qui il nostro approfondimento dedicato al growth. Grazie a tutti per l'attenzione, rimanete su Classe NBC.